che a Sanremo lei... Me lo dice adesso in questo momento, non lo sapevo, guardi, la apprendo. Sono stato impegnato in varie riunioni, non lo mandano più. Non lo mandano più. Chi lo ha deciso? La Rai, che quindi pensa, guardi, che Amadeus, che ha detto che poi leggere la lettera è più romantico. Se io lo apprendo in questo momento, quindi voglio approfondire le circostanze. Nei giorni scorsi nell'archivio dell'ANSA troverà le mie dichiarazioni che giudicavano inopportuno questa cosa, perché accostare la tragedia e i morti dell'Ucraina, ogni giorno vedono i telegiornali, vedono le immagini che vengono offerte dai siti, dalle agenzie, dalle televisioni di ogni tipo, palazzi crollati, persone morte, metterlo insieme al televoto tra gli ottimi cugini di campagna e non lo so quale altro cantante più contemporaneo vada di moda, a me sembrava irriguardoso nei confronti dei morti dell'Ucraina che purtroppo ogni giorno si moltiplicano. Tutto qua, quindi io ero contrario per, come dire, non perché non sono d'accordo con gli ucraini, proprio perché sono d'accordo con gli ucraini e con le loro vittime che vedevo difficilmente accostate nella stessa serata. Avessero fatto uno spazio apposito nei giorni precedenti sulle guerre, ci poteva anche stare, ma la sera in cui poi si passa adesso pronto da casa, chi volete, i cugini di campagna o i fratelli di montagna, non era rispettoso nei confronti delle vittime. Non so chi ha preso la decisione, adesso approfondirò, ma avevo ragione io, come spesso mi capita. Era una cosa sbagliata mettere una tragedia insieme a uno spettacolo leggero di musica pop contemporanea che ha tutto il diritto di svolgersi nelle sue modalità di intrattenimento.